purtroppo dover nuovamente rimarcare la mancanza di trasparenza riguardo a quanto è avvenuto e la mancanza di prospettive. Per questo motivo la Democrazia Cristiana, dopo la bocciatura dell'ordine del giorno presentato nella seduta consigliare di aprile per l'istituzione di una commissione consigliare di inchiesta che facesse luce sugli interrogativi sollevati nell'esposto, visto che i chiarimenti richiesti non sono arrivati nelle sedi istituzionali preposte né dal governo né dalla maggioranza, ha deciso di presentare una legge che chiede l'istituzione della commissione consigliare d'inchiesta per accertare le responsabilità politiche e amministrative legate alle recenti vicende che hanno coinvolto il sistema bancario, con particolare riguardo a Cassa di Risparmio ad Asset. È necessario fare chiarezza su tanti aspetti. Il 19 aprile scorso il segretario di Stato alle Finanze ha consegnato all'Aula il testo della lettera di dimissioni di Nicola Romito, neopresidente di Cassa di Risparmio. Eppure, nonostante le dimissioni, sembra stia presiedendo le riunioni del CDA dell'Istituto. Non vi sembra una presa in giro? E perché Romito continua a svolgere questo ruolo senza i requisiti essendo dimissionario? Ma questa non è l'unica criticità. Sembra che il bilancio di Cassa di Risparmio sia stato presentato con delle irregolarità e senza la firma. Vi sembra normale tutto questo? Di fronte a questa mancanza di chiarezza e pressapochismo nella gestione dello Stato, la Democrazia Cristiana riconferma la necessità e l'importanza della commissione d'inchiesta per fare luce su tutti gli aspetti nebulosi con riferimento ai rapporti tra i fratelli Conforti della società Advanced Financial e qualche imprenditore sanmarinese, non solo riferiti ai fatti recenti, ma anche a quanto successo in passato. Per questo, anche nell'ultimo ufficio di presidenza, abbiamo rivolto alle loro eccellenze la richiesta di inserire la legge per l'istituzione della commissione d'inchiesta in prima lettura all'ordine del giorno di questo Consiglio Grande Generale, per fare chiarezza su tutta una serie di domande sollevate nell'esposto. Ma nonostante i gruppi consigliari abbiano espresso condivisione, non si è ritenuto di accoglierla ed abbiamo dovuto riscontrare una chiusura da parte della maggioranza. Questo non fa onore a quei partiti che dai banchi dell'opposizione nella precedente legislatura hanno da sempre rivendicato trasparenza, chiarezza e condivisione nelle scelte. Siamo purtroppo molto preoccupati per le risposte che non stanno arrivando al Paese da questo governo e per le decisioni che si stanno prendendo nel settore bancario e finanziario senza alcuna condivisione con le opposizioni, che potrebbero portare a ripercussioni importanti nelle tasche dei cittadini. La svalutazione di Delta compromette il patrimonio dello Stato e aprirà le porte al finanziamento estero, cosa che noi avevamo sempre voluto evitare. Che paese vogliamo lasciare ai nostri figli? Pretendiamo chiarezza anche su questo. Non si può, a colpi di maggioranza, continuare a determinare le sorti della Repubblica. Credo che di fronte alla gravità del momento sia importante riprendere il confronto con tutte le forze politiche sulle scelte del sistema bancario, sulla sostenibilità economica del Paese. Purché si tratti di un confronto vero, credibile, basato su proposte concrete, strategiche per il futuro della nostra Repubblica. Purtroppo, a breve dovremo assumere decisioni fondamentali per il futuro del sistema economico sammarinese, che avranno conseguenze tali da non poter essere di una sola parte politica che rappresenta una modesta parte del Paese, ma richiederanno la massima condivisione. Come poco di restituire ma poi rilanciarlo in un contesto internazionale tale da poter accogliere nuovi investitori? Ci aspettiamo delle risposte. Grazie.